Buonasera! Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati al secondo episodio del Mercoledì Marvel. Zero, perfetto. Lag. Simpatica amicizia, è veramente simpatica. Ok, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Sempre la rete regga. Sì, ti sei controllato. Ciao Matt, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuto al secondo episodio del Mercoledì Marvel, il secondo episodio di Moon Knight. Prima di cominciare facciamo un piccolo... tutto bene, grazie, noi tutto a posto, te tutto a posto, come stai? Aggiornamenti sul fronte, mi raccontavi ieri, fammi sapere. Facciamo una piccola introduzione, poi dopo ti rispondo a quello che mi scrivi. Qui, giusto? Sì, è giusto. Allora, ho Siamo un'altra volta. brutte notizie. Eccoci. Dimmi, dimmi. Poi dopo facciamo l'introduzione. Qui possiamo chiudere. Ai ai ai, cagnolino. Male, male, mi dispiace. Cosa? Sono rimasto un po' indietro, Penso forse. della ragazza. Oppure dell'altra situazione di ieri sera. Ieri sera Un facciamo un po' di tizio che cava il cazzo. Sì, vabbè, penso, sì, è quell'altro tizio. Sì, non ti preoccupare, non mi spaventa, non mi spaventa, non lo conosco, non si è neanche fatto vivo, quindi non ti che è preoccupare. successo? Ma è un bullettino di 13 anni che Ah, pensa, vabbè, allora. sì, che offende. Probabilmente, dice tra l'altro ha toccato delle sue amiche, quindi insomma. Sì, non ne parliamo, Matte, però non ne voglio più parlare perché tanto è tempo perso. Quella! Ciao Davi, buonasera, buonasera. Davi. Oh, non avevo capito. Ciao, Davide. Aspetta, siamo un po' Sì. decentrati. Ok. Oggi in classe è successa una cosa orribile, eccoci. Ottima Ciao Davi, come notizia stai? oggi. Sono un cagnolino oggi, questi capelli. Ma stai bene? A me piace. Allora, intanto attivo qua, poi si parte con l'episodio. Davide, te lo stai seguendo Moon Knight? Ah, grande tarto. Stesso modo. Matte, ti devo ringraziare, devo ringraziare Tarta perché si è subata. Siamo a 39. Sta a posto, stanco bene, 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 bene. Stanco morto, ma bene. Noi bene, Tutto a bene, posto, noi. Sì, 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 dai, sì, sì. solito. Io oggi non sono neanche andato al lavoro perché mi sono subentrato un po' di cose e ne ho approfittato poi per mettere a posto casa. E ho visto solo il primo. Sì, Ah, anche sì, noi, anche anche noi. noi, Infatti anche noi. Adesso era il guardiamo il secondo. secondo. Ma infatti c'era solo il primo. È uscito Cioè, oggi. ogni settimana c'è un episodio di questo. Si è subata, sì, si è subata Tarta. Infatti ti devo ringraziare, la ringrazierò pubblicamente poi. Cioè, la ringrazio pubblicamente adesso e poi quando sarà in live la ringrazierò anche da lei. Allora, Ez, niente lavoro. Oggi sì, oggi sì. Oggi sono stato a riposo, Perché? però Non ho capito, hai preso un giorno di mi ferie. sono preso un giorno. Ma in realtà non è che l'avevo pianificato, è che stamattina mi sono messo a fare un po' di roba, anche di lavoro, e mi sono reso conto poi che era arrivato tipo mezzogiorno e mezzo. Allora ho detto, mangio a casa. Poi una cosa tira l'altra, ci vuole fare un botto di roba a casa proprio. E allora ho detto, chiamare mio papà, gli ho detto, senti, se c'hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Però insomma, sono stato a casa tutto il giorno, non ho neanche acceso il computer, quindi non sapevo se ci fosse solo il primo, che sto vedendo anche Peaky Blinders, ho capito. Un altro Ultima della roba da stagione, vedere e altro no? Gli altro sto perdendo la testa, sì, lo chissà quanta roba so. Un monte di serie. di anime, dimmi un po'. Devo scenare ancora. No, si è finito ora. Da No, a poco. breve, sì, Ci sta ancora a mettere a da breve, posto. da breve. Però volevamo farlo ovviamente a quest'ora. Il mercoledì Marvel. Ieri sono arrivato al Castello de Sol. E quindi ho trovato l'altro pezzo del medaglione, Davide. Quindi adesso vado da Malenia. Finalmente. So che mi aprirà il culo perché Ale mi ha messo in guardia, però. Sono contento, devo dire, sono molto contento. No,
Va bene, comunque, dai. Per il discorso di Matt, ti ho detto non ci voglio perdere tempo. Anime un secchio, fai leggete. Con l'app TV Time, però per fortuna riesco a tenere tutto in fila. Che cos'è TV Time? Non lo conosco. Sono gli anime? Lei è la sfida più tosta, ci credo. Ci credo, ma mi ha messo in guardia, Ale. Siete bellissimi insieme. Oh, grazie. Grazie. Bacca. Una citazione a Chopper. TV Time. Flesha. The World Largest Tracking Tool for TV and Movies. Molto interessante. Ma molto è interessante. A pagamento? No. Magari c'è l'account base e poi puoi... Ah. Tipo Letterboxd. Io utilizzo Letterboxd per i film. Mi tiene traccia di... Dov'è? Eccolo qua. Mi tiene traccia dei film. Guarda. Segnato... Ah, non avevo capito. Riguardo okay, anime, okay. Film e serie TV. No, pensavo fosse un sito di streaming. Ma capito male. Io c'ho questa. Ora, Letterboxd. Sì, No, è gratis. Insomma, sostanzialmente tutto è... gratis, dai. Non paga niente. Quindi ti fai il tuo account e loghi tutte le volte che guardi un film, gli dai la valutazione e poi ci sono i film messi in ordine di log oppure in ordine la data di uscita, la data in cui li hai visti te oppure nel rating più alto o più basso. Tuo, sì, stra interessante. Io mi ci sono messo serio. Ho loggato più di 1019 film. Ho loggato. Sì, poi da me li tiene. Da quanto tempo è che ce l'hai? Da qualche mese. No, da qualche mese. 6 o 7 mesi, no, non tanto. Perché mi ci sono messo lì. Io pure ho un'app simile, ma in questa maniera. Io poi sono ossessionato dal cinema. In questa maniera ho anche una watchlist. Che non sto evadendo in realtà perché sto andando molto molto piano, però almeno mi tiene traccia ogni volta che non so che film vedere, vado qui e cerco insomma qualcosa che mi possa interessare e ovviamente li ho messi in ordine di popolarità. Comunque guarda di là, solo ti tiene traccia dell'episodio dove sei, no? Ti avvisa quando esce e ti dice dove vederlo e vedi i commenti della gente. Questo anche questo è interessante. Sì. Magari mi scarico l'app, guarda TV Time. TV Time. Buono, così almeno se lo scaricate si può vedere il profilo degli altri e vedere cosa stanno guardando. Ok, figo, anche vedere suggerimenti. Buono. 5 stelle, tra l'altro, e anche in italiano mi sembra. Bella. Sì, scarico subito. Top. Detto questo, mercoledì Marvel. Allora, oggi è uscito uno spot. Un breve spot di Doctor Strange The Multiverse of Madness. Che non l'ho visto. Piccolino, sono pochi secondi. Se volete lo metto link. Qua. No, lo si guarda anche. Tanto è uno spot su YouTube. Come si fa a farlo vedere? Si mette. Qualche modo faremo. Questo. Qua ci sarà la pubblicità. Certo. Seguo su Instagram. Piano. Allora, domani vedo quello della Play. Non so se ricordate. Non mi ricordo, Matt, sinceramente. Esatto, sì, la mia salvezza. Sì. L'app. Allora, vediamo come si fa qua. Allora, aggiungi. No, qui. Aggiungi, cattura la finestra, Chrome, un attimo, che succede? Che OBS non è per niente intuitivo, ok. Io bono. Quello che ha insultato. Ah sì, mi ricordo. Minchia. Uno peggio dell'altro comunque. Lo vedi te? Io non lo vedo. Io non lo vedo.
Forse vedo andare Un qui. No. orodo. Allora, aspetta, questo lo rimuoviamo e ne mettiamo uno nuovo, perché sennò qui... Ora ti cago, Matte, dammi un secondo. Oh, ecco, ora sì. Lo mettiamo qui, guarda. Comunque intanto vado a mangiare, dopo ripasso se riesco. Comunque mi piace un sacco questo setting che è per il canale. Grazie, grazie. E qui questa, vabbè, questa live l'abbiamo un attimo studiata con il divanetto e Anche per tutto. stare, principalmente per stare comodi, però anche perché è Sì, bellissimo. poi ciao Davide, grazie di essere passato. Dopo. Se vuoi noi siamo qui, si guarderà Tempo l'episodio. dell'episodio, sì. Quindi ora se non ti vuoi fare spoiler, non lo so, ma noi abbiamo il timer, quindi insomma magari non, se non ti vuoi fare spoiler non passare, ecco. Va bene? Altrimenti magari lasciaci in background, non lo so, così almeno ti recuperi, cioè Rimane ti live, rimane la live certo. aperta, eccetera, insomma. Va bene? Allora, prima di guardare il trailerino, rispondo un attimo a Matt. Vai tranquillo, grazie, grazie Davi, ciao. Buon appetito, saluto a tutti. Cosa mangi? Cosa mangi? Matt, quello che mi insultava, mi rubava i soldi. Beh. Il famoso Lurk, esatto, sì, se ce la fai. Ma queste sono le emoji Sono tecniche. di chi sono? Di Marta? È l'altra ragazza. Amaint. Cazzo. Qui non mi Che salta. cos'è il famoso? Aspetta, salmone e patate al forno top tier, beh, certo. Certo, io ho il pollo. Oggi si è mangiato, si è fatto la carbonara perché Infatti oggi era il carbonara era il day. carbonara day, quindi sono Quindi riuscito a convincerla. era anni che non lo mangiavo, Sì, quindi. anzi, no, non è che sono riuscito a convincerti, è che sei venuta a te dicendomi voglio la carbonara. Voglio, Allora, no, e tu voglio la pasta. Poi è venuto fuori che era il carbonara day, allora per me mi invita a uniamo le due nozze. cose, no? Sono Quindi. Kiki, un'altra ragazza. Vabbè, comunque, magari conoscerò anche lei. Davide. Ma dai, buono, stai buono. Conoscerò anche lei, vai, tanto magari gli farò un ride in questi giorni. Kiki Kikichima. Cima, ok. Va bene, me lo segno mentalmente e poi ci torno magari a dare un'occhiata. Dicevo, carbonara Terremoto day, d'occhio. quindi e quindi abbiamo fatto la carbonara, però io come top tier ho il pollo, i quattro salti in padella, pollo alla diavola con patate che sono Meglio salmone. clamorosi. Meglio salmone, sì, più di classe, però insomma, se uno che vive da solo con le patate, top. Matte, te cosa... che gli dici a quello? Beh, di certo non ti fa mettere i piedi in testa. Era un tizio che lo Ma era quello insultava. della primissima Mi live, sa di che sì, voleva soldi. mi sa di sì. Tu i soldi non glieli dare, cioè mi sembra Ma poi chiaro. lo conoscevi online o lo conoscevo di persona, non lo Mi sa di persona anche. Non gli dare niente, per carità, cioè non No, quello a a prescindere proprio. prescindere, ecco, esatto. I Aveva la soldi sua età, ora più grande, non. sa, sì. Quindi no, non cadere nella tentazione, che i soldi te li danno i tuoi genitori per te. Per i tuoi svaghi non si può permettere un tizio a caso di rubarti niente, a partire dai soldi fino ad arrivare a qualsiasi altra cosa. E poi ai nostri tempi c'erano le carte, ci si rubava le Sì. carte, ma Rubacchio. eccoci. Ah, sì. Lo conosco di persona, ma c'è domani pure sua zia e ha la stessa età. In che senso? Cioè, come c'è anche sua zia? Cioè, Beh, se c'è tipo. sua zia, Sì, ma da che siete lì. tipo te, tua zia e lui? Oppure c'è una situazione familiare, ci sono anche i tuoi genitori o un tuo parente? Perché se no non c'è andare, cioè nel senso. Si mette la gogna poi, se no. Stessa età, vedi un altro bullettino del Ma cazzo. no, diciamo uno più grande, insomma, era già proprio un problema. Va bene.
Allora, mettiamo un attimo in pausa questo discorso, poi recupero magari i messaggi, ci guardiamo questo trailer, va bene? Allora. Dream, intanto scusa, senti la musica. Dream, 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 I've been dreaming. Questo trailer è molto incentrato sui sogni. Sogni, ok. Ci dovrebbe essere i sottotitoli, perché in italiano. Comunque, ovviamente si dice sempre di più a What If, ovviamente, perché se sbaglio c'è proprio questa scena qua. Sì, ma l'ha buttata molto più sui sogni. Prima era più velata, qui in questo trailer è proprio sogni. Strano nel multiverso della Sì, follia. lui ha detto straniero invece di Sì, 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 sì. straniero. 6 maggio, quindi. Allora, che chiediamo? Allora, un po' di cose da dire. Scarlett dice una cosa interessante. E questo trailer si focalizza molto su quella cosa lì. Lei dice every night, lui dice every night the same dream. Lei dice every night the same. Nightmare. Punti di puntini, Nightmare. Nightmare è un cattivo di Doctor Strange. Si chiama proprio Ok. Nightmare. Era quello che pareva ci fosse in WandaVision. Poi non c'è stato. Oltre Oh, a era. Mephisto. Ah. Si era anche ipotizzata la sua presenza all'interno di Spider-Man. Perché c'era quel discorso che Strange sembrava strano. Quindi magari. Essere corrotto da qualcosa Esatto. invece. Questo cosa vuol dire però, unendolo alla macro trama di questo film, che pare essere questo film, Il multiverso della follia, è un sogno? Cioè, nel senso, tutto quello che vediamo è un sogno? Sarebbe una scammata clamorosa, perché Sì, abbiamo spero visto tanto Patrick di no. Stewart, Spero abbiamo tanto di visto no. lo Xavier, appunto, e tutti gli altri personaggi. Chiaro, Qui sarebbe vediamo. inutile fare un film in cui poi non è servito a niente, non ha portato avanti la trama, non ha portato Esattamente, avanti i collegamenti, non avrebbe esattamente. assolutamente E senso. in più vediamo anche in questo. Queste sono le prime cose interessanti. La seconda cosa interessante è che vediamo finalmente Billy e Tommy, i figli di Bambini. Wanda, che non avevamo ancora visto. Era molto ipotizzabile la loro presenza all'interno del Ma in film. realtà se si vedono nello scenario di WandaVision, Sì, comunque, è però. vero, però comunque sono introdotti finalmente dentro un film, e questa è una cosa importante Ma non perché. vorrei fossero dei flashback di quello che era WandaVision. Lo so, però Secondo me no. il fatto di metterli sul grande schermo gli dà un senso diverso, perché le serie TV, nonostante noi sappiamo che appunto sono tutte canoniche e tutto il resto, non sono viste da tutti. Il film è un po' il grande palcoscenico, quindi se vai sul film, cioè sul grande schermo, probabilmente ritorneranno sul grande schermo. Quindi questa è una conferma implicita che Billy e Tommy, ossia Speed e Wiccan, diventeranno effettivamente personaggi dell'MCU, cioè personaggi attivi dell'MCU. Questa cosa Wiccan avrebbe poteri di come lei, Scarlet e di Speed loro, insomma, di fratello. sì, esatto, di Pietro, di Quicksilver. Come se Visione, a parte, non c'entrasse nulla in questa casa, non c'entra niente. Ma perché Come se fossero state create da lei e sono basta. create dall'unione del potere suo, del caos e della gemma della mente, di Visione. Della Sì, gemma ma dell'anima di Visione, no, della mente. Della ovviamente mente. Visione è un automa, che non può dare i suoi Sì, però la geni. gemma dell'anima comunque ha una sua volontà, quindi è come se fossero concepiti da un po' tipo i midichlorian di Sì, però Anakin quindi Skywalker. lei, infatti torna Ah, perché è come se avesse DNA certo. dei I fratelli, poteri insomma. sono di lei, sono della sua Sì, linea genealogica. esatto. Certo.
Quindi, appunto, dicevo, la loro presenza era molto, molto pronosticabile all'interno del film, e probabilmente era anche, avevamo pensato che sarebbe stato appunto il motore della trama, e questo spottino ci ha confermato questa cosa qui. Cioè, confermato la loro presenza, poi che siano il motore della trama o altro è tutto da vedere. Comunque, intanto sono nel film. Terza cosa, soltanto un dettaglio: abbiamo visto il terzo occhio sullo Strange, quello, Demonia. sì, quello Supreme Strange. E secondo me, quella scena lì è il sogno. Nello scorso trailer si vedeva Dottor Strange che si svegliava di soprassalto. E probabilmente quello sarà il culmine della scena, no? Mi immagino tipo lui che si risveglia, lui va a letto, si risveglia in questa città completamente distrutta, sale questa scalinata del Sancta Sanctorum, che è l'ultima cosa rimasta in piedi, arriva nell'ultima stanza, e nell'ultima stanza c'è questo Supreme Strange che si gira e gli si apre il terzo occhio e gli urla tipo: "Ah, abbiamo perso il controllo", e si sveglia. Con quella voce Esatto, e sfogliante. si sveglia di soprassalto. Abbiamo visto la scena in cui lui si sveglia. Mi immagino una roba di questo tipo, come se i sogni che lui sogna lo avvicinassero a un multiverso. Secondo me il discorso del sogno e poi dell'effettivo multiverso sono una cosa molto collegata. Cioè, lui ha dei poteri precognitivi, dei poteri che gli permettono di interfacciarsi con altri universi anche senza effettivamente aprire portali. E questi poteri diciamo, diventano più potenti quando è ovviamente sopito, quando è in forma zen, no? Per dire, insomma, quando dorme. Cosa tra l'altro avevamo pensato anche, era una teoria che facevo io sul fatto che i sogni non sono altro che multiversi, universi alternativi. Qui hanno praticamente, secondo me, quasi potrebbe essere questo il caso. Quindi, insomma, comunque il film mi sembra molto interessante. Ora non abbiamo altri aggiornamenti sul lato Marvel, a parte queste cose qui, se non Morbius, che è un film che ancora non abbiamo visto, che io vorrei andare a Dalle recensioni vedere. veramente orride Esatto, io di vorrei andare a tutti, vedere perché non ci, cioè, ci ci credo. credo che faccia schifo, ma voglio vederlo, Esatto, voglio voglio con i vedere miei con i occhi miei e occhi cosa ridere cazzo hanno perché tanto. fatto. Pare che sia probabilmente uno dei cinecomic più brutti di sempre. Pensavamo che questo record fosse di Venom 2, ma a quanto pare Forse forse peggio. a questo punto sembra accettabile rispetto a Sì, non Morbius. accettabile, ma No, comunque rispetto a Morbius sembra accettabile. Io non l'ho visto, non ho avuto il piacere di vedere il secondo, ho visto solo il tremendo, primo. tremendo. Però. Vabbè, comunque. E comunque, piccola parentesi, Jared Leto sta pestando una merda dopo l'altra. Porca miseria. Ha vinto l'Oscar, poi da lì Ha vinto l'Oscar? Dallas Buyers Club? mi pare vinse. O comunque, insomma, Sì. se non sbaglio proprio lo vinse. Da lì in poi, Non ne ha azzeccata una, veramente. Joker, l'altro sotto tutti Joker. Sappiamo che è andata e Joker che ha fatto niente. cagare, poi è stato cancellato da Sì. Joaquin Phoenix e ora da quello di Barry Hill, che anche tra l'altro sembra molto figo, non a livello di quello di Joaquin Phoenix, ma è un'altra È cosa. un'altra cosa, proprio Un'altra un'altra, cosa. ma rispecchia in realtà Sì, che poi ovviamente l'estetica. raccoglieva l'eredità di Heath Ledger, che insomma, diamoci No, chiaro. ma comunque rispetto anche l'estetica anche di Sì. Batman, eccetera. E appunto, Joker, ok. House of Gucci. Devono andare, come si chiamano gli Oscar quelli? Razzi Devono andare Razzi, che Award. penso forse l'abbia vinto, per quanto Sì, era. è un film mediocre e il suo ruolo Sì, è ma lui è peggio. veramente pessimo. Questo coso di latex bruttissimo addosso. Lui recita in una maniera Mega abominevole, stereotipata, sì, brutta in tremendo. tutti i sensi. Tremendo. E poi ha fatto Blade Runner 2049, però Sì, ma lei l'hanno. ci stava, lui Sì, faceva ma un po' il l'hanno. santone, un po' come fa sempre nella vita Sì, reale. sì, sì. Ci poteva stare, nulla di che, però anche proprio dimenticabile, mi ero anche dimenticata che fosse. E Adesso Morbius, Morbius. e Sì, che Morbius. insomma, Jared Leto, Che non ci forse. dimenticheremo a questo punto, come Daredevil di Ben Affleck. Perché era Perché brutto. sono Ah, orrendi, o sì. come il Catwoman di Halle Berry. Vabbè, comunque, E si starà a niente. vedere, si starà a vedere. Però comunque effetto nel 2000 c'era. Io è stata la prima cosa che ho detto quando vidi il primo trailer, effettivamente le recensioni Eh è sì. totalmente fin degli anni Degli anni 2000 2000, sì. brutto. Orribile, Brutto, orribile. tipo, del.
Vabbè, vedremo, vedremo, poi vi farò sapere, vi faremo sapere se l'abbiamo visto e qual è il nostro giudizio sul film. Inevitabile giudizio. Prima di partire, leggo un attimo i messaggi di Matt e poi partiamo con l'episodio. Siamo già a 26 minuti, il tempo vola in una maniera clamorosa, già quasi mezz'ora. Quindi diceva, domani usciamo e lo accompagna sua zia e mia mamma. Ah, vabbè, almeno c'è un Vabbè, allora po'... Sì. potresti Potreste parlarmi. confrontarvi, potreste Infatti. confrontarvi. Mi raccomando, come ti ho detto, Matt, sempre la versione migliore di te stesso, quindi non ti incazzare, non diventare una bestia iraconda, insomma. Cerca sempre di mantenere il controllo e di essere una persona buona, ecco, così almeno non si possono appigliare a niente nei tuoi No, confronti. lui poverino non ha fatto No, niente. però magari si incazza, la imbruttisce in un qualche Ma modo. puoi spiegare la situazione, guarda. Sì, però è più difficile partire da una posizione di svantaggio, quindi meglio così. A meno che tu non perda proprio il controllo, ma cerca di non perderlo. E poi dice, oggi comunque è una cosa bella accaduta, piccola, ma per me è bello lo stesso. Dimmi pure cosa è successo, così ne parliamo prima di Sistemi un po'. cominciare. Sì. Prima di cominciare l'episodio, io vi ho il timer, l'applicazione del timer attivata. Allora, Dov'è il timer? Summon Ah, the aspetta. suit. Il timer è, ora qui non si vede, ma è qua. Ah, ok, vabbè. E poi c'è scritto. Evoca il costume. Summon the suit. Ah, ok, l'avevo visto, sì. Senza poter reagire, Steven è catapultato in una guerra fra dei mentre arriva un misterioso partner. Ok, va bene. Sono molto, molto, molto eccitato da questo film, da questa serie. Sì. 52 52? minuti, Ah, di più. un po' più lungo. Va bene? Te, Matt, scrivi pure, noi partiamo con l'episodio. Ovviamente se volete seguire, se vuoi seguire, c'è il countdown, Sì, no? attiviamo il timer. Countdown. Oh, allora aspetta, 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 mi ha risposto. Intanto io vi attivo così magari comincio a scaricare l'episodio. E poi leggo il messaggio. Allora, oggi una streamer su Twitch che ho aiutato molto, anche se è una. Che una? Anche se so che è una cazzata, mi ha scritto una cosa che manco la mia ex ragazza mi aveva scritto, ovvero un bacio a presto. Scusate se scrivo con i simboli, ma ho paura del ban. Non ti preoccupare, poi se ti banna Streamlabs, poi Stream Elements, poi ci penso io a te, cioè ci penso io a Sbloccare. sbloccarti. Buono, dai, sono contento. Vedi, la gratitudine arriva. Se aiuti, se cerchi di essere la persona migliore di te stessa, Chiara, poi. Chiara Ferragni. Sì, Chiara Ferragni lo diceva. Poi vedrai che appunto le persone si accorgono di te, anch'io, nel senso, cioè, ti ringrazio, ti ho ringraziato anche prima. Il discorso di Tarta, insomma, il fatto che ci sei sempre. Mi fa molto piacere, insomma, ecco. Va bene, partiamo con l'episodio. Partiamo. Per privacy il nome non lo dico. Vabbè, No, magari si fa un vabbè. ride un giorno. Va bene? Si parte tra 3, 2, 1, via. Ah, dov'è? Ecco. Previously. Esasperante. Sì. La voce nella tua testa, incessante, sempre insoddisfatta. Cos'è? Leila. Sì, sto bene. Il mio corpo vuole alzarsi, vuole arrivare a 10.000 passi, capisci? E non me ne accorgo nemmeno, finché non mi sveglio da qualche parte. Strano, vero? Ti consiglio fortemente di restituirlo. Ecco, prende. È molto strano, mi dispiace. Non te lo chiederò di nuovo. Tu non morirai. Lascia che io ci salvi. Ok, questa è la scena di... Sì, dove si trasforma e ammazza lo sciamano. Oh, finalmente non c'era nello scorso episodio. No? Tu. Non c'era questa musica, c'era lì. Ah, c'è solo la sinistra. Vabbè.
Ciao Matt, ciao ciao ciao, grazie di esserci stato. Ciao. Questa è la scena qui. E lui si risveglia. Sì, sì, tranquillo, Marco, non ti preoccupare. Per ora, nello scorso episodio, non ancora non avevo nessuna segnalazione. Perché abbiamo aperto la canzone. Sì, sì. Oh, scena della pubblicità, sì. No? Sì. Già, lo sospettavo. Lo specchio, dalle... Certo. Live. Mando sotto sopra. C'è gli occhi spiritali. Una cosa da fare. Spiritali un po' all'indietro. Che è successo? Che cos'è? All'indietro. Dicono che siano scoppiati dei dubbi, ma a me non sembra. Hanno già visto i video di sorveglianza? Beh, stavo per farlo io. D'accordo, credo che dovrei venire con te, ok? Potrei avere delle informazioni utili. Ok, andiamo. Sì. Ma tu non dire a Donna che ti ho lasciato entrare in questa zona segreta. Ehi, senti, devo avvisarti. Quello che stai per vedere ti fonderà il cervello, ok? Andiamo. Esatto. Niente, no. L'area 51, tipo. Una cosa tipo MI6, mi segui? Beh, esistono comunque gli Avengers. Sì, fallo partire. Bene. Nel senso. Quello sei tu, Scott. È sempre Steven. Eh? Sì, sono proprio io. Oh, sì. Guarda, ecco che arriva. Stai piagnucolando? Un po', sì. Un po'. Un po'. Guarda, sta arrivando. Un po', quindi in voglia. Aspetta ancora. Quanto devo aspettare? Vai. All'altra inquadratura, vai. L'altra, l'altra. Sì, 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 ecco. Tutto. Aspetta, ora arriva. No, aspetta. Perché vai verso... Che stai facendo, stupido? Solo un momento. Ora arriva. Aspetta. Ancora un attimo. Hai distrutto i cessi? Non, amico! Larry della manutenzione ti spaccherà la faccia. Ascolta, io lo giuro su Dio. C'era un cane che mi inseguiva. Era molto grosso, tipo un... Oh, un sì, ma stiamo... No, non c'era. Lo sciacallo egiziano. Lo sciacallo. Ora le ho sentite tutte. Oddio. E va avanti veloce finché non compaio. Quando compaio. Ah sì, perché no? Sì, eccoti. Fatto, guarda, vai. Sì. Tutto fiero. Questo sei tu, bello. Fiero. Non sono io, ti sbagli. Quindi non è stato ripreso il... Stia tranquillo. Il museo non ha intenzione di sporgere denuncia. Ok. Signor Grant, abbiamo parlato con i suoi colleghi. Sì. Ha avuto un periodo un po' difficile recentemente, è vero? Un po'. Questo particolare gruppo di dottori ha un rapporto consolidato con noi da tempo. Medici? Oh. Psicologi. Sono straordinari. Ah, sì? Potrei organizzare un appuntamento. Ok, sì. Mm-hmm. Sembra che siano eleganti, insomma. Hanno l'aria di essere bravi ad ascoltare, non è vero? Lo sono anche me. So che questa è una classica frase da dire, ma... Lei non è da solo. Sì, ecco, questa è una parte del problema. Prima che se ne vada, purtroppo c'è un protocollo da ottemperare. Per caso ha proprietà del museo con sé? No, io non ho rubato nulla, te lo giuro, io. No, niente. Scusa,
il cartellino. Certo. Ma quindi l'hanno licenziato. Sì, l'hanno licenziato, non hanno semplicemente sporto le denuncia. Sì. Bene. È finita, mi hanno licenziato. Beh, non mi piace, ma sono un vandalo, dovrei essere arrestato. Travertino. Ho trovato degli oggetti nascosti in casa mia. Giuro, non sto scherzando. Lui è una citazione a un personaggio di fumetto, però. Trovare quel deposito potrebbe essere l'unica possibilità che ho di provare a me stesso che non sono pazzo. Oh, amico, grazie. Oh, grazie, presto. Salve, tutto Salve. Bene? Sì. Ok, senta, questa è la quinta filiale in cui entro. Sto cercando il mio spazio di deposito, il nome è Steven Grant. Se non fosse Steven Grant, forse Mark, non so il cognome. Sono Mark. Potrebbe dare un'occhiata, per favore? Io lo so, che sembra... Certo, io la conosco. Numero 43, vero? Non scordo mai una faccia. Oddio. Questa è la rovescia. Il trailer, però appunto. Sì, non voglio fare il... questo è... si fa una sola luce. Certo. Code. C'è la faccia di qualcosa. C'è una faccia di qualcosa in Moon Knight. Sporta da qualche parte? Sì. Cose di fumetti. C'è il telefono? No, vabbè, tanto non si recupera un cavo. Sono edizioni di fumetti di Moon Knight. Ah, ok. Che roba militare. Quella! Ciao Vale! Scusa, si chiama Spector, lei lo pumpa il bomber. Ciao, buonasera. No, sta in piedi. Sta in piedi. Sta in piedi. Non sta in piedi. No, non importa, grazie. Lo pumpa il bomber. Ma quindi è una brandina o un lettino? Era un militare. Attrezzatura militare, sempre. Ok, episodio carino, devo dire. Bene, bene, bene. Siamo fugati. We are fogged. Vabbè, c'è aria, giusto, sì. Mm-hmm. Americano. Lui è inglese. Marx. Che poi in realtà la vera identità di... la sua identità è quella di Mark Spector. Quindi? Questo? Non questo, sì. We are fucked. Oh, girava un attimo. Tu sembri una bussola. Sì. Punti verso il nord. Steven, devi ascoltarmi molto attentamente. Oh, eccolo qui, è tornato. Ciao, uomo nello specchio. Mi chiedevo se saresti capace. Uomo nello specchio. Sì, è confuso. Non avresti dovuto vedere. No, beh, ormai è un po' tardi, non trovi? Che c'è? Per caso sono una specie di pazzo agente segreto o cose simili? È più complicato di quanto non sembri. Più complicato? Che c'è? Io sono posseduto? Tu sei un demone. Tu sei in pericolo e io posso salvarci, come ho fatto ieri notte. Ma non devi assolutamente interferire con quello che farò. Ecco cosa succederà. Tu adesso ti sdraierai su quella branda laggiù e ti farai un bel riposo. Oh, stai scherzando? Dormi, io non riuscirò più a dormire. Hai capito? Non mi interessa quanto bello e dannato tu sia. Dimmi che cosa diavolo sei. Cosa sei tu? Davvero lo vuoi sapere? Sì, cavolo, sì. Io servo Conso. Sono il suo avatar. Di conseguenza lo sai anche tu. Noi siamo conscio, vabbè. Ah. Proteggiamo i più deboli.
e portiamo la giustizia di Khonshu a coloro che fanno loro del male. Portiamo la giustizia di Khonshu a quelli che fanno del male. Il dio egizio della luna. Oh mio dio, la cosa più stupida che ho mai sentito. Mangio un pezzo di bistecca e bam, impazzisco. Sono venuto con il panico. Cosa stai dicendo che mi ha interrotto? Ho fatto un accordo con Khonshu. Davo un nome e gli ho detto l'accordo prevede che tu non interferisca, Steven. Un'altra religione. Ora lascia il corpo a me. Lasciami finire questa storia e non mi vedrai mai più. Tu vuoi il mio corpo? Certo, sì. Ma che ne dici di questo di accordo? Prendo questa borsa piena di merda illegale, ok? E vado dritto alle autorità. E loro mi richiuderanno, così non farò più male a nessuno. E se mi va bene, il sistema sanitario nazionale mi riempirà di pillole e non sentirò più la tua voce nella mia testa. Sì, va bene. Khonshu. Ecco. Khonshu. Khonshu. Appare alla Samara. Bella però. Cosa non c'è? Era una situazione alla Scooby-Doo con le porte. C'è un altro mostro, guarda. Sì, sì. Restituisci lo sciocco. Bella che film male. Appare Michael Jackson. Mark, dove eri finito? Lei? Che è questo Steven, la tua nuova identità segreta? Avevo capito che stavi usando un messaggio in codice al telefono. Come hai fatto a trovarmi? Come pensi che abbia fatto? Ho tracciato il tuo telefono. Pensavo volessi che lo facessi quando l'hai acceso. Ah, certo, sì. Comunque potevi darmi almeno un segno che eri vivo. Credevo fossi in pericolo, che ti avessero rapito di nuovo. Continuavo a pensare al suo costume, stare bene. E poi ho pensato, e se fosse caduto in un'imboscata mentre non lo indossava? E se non ce l'avesse? Vuoi smetterla di stringermi la spalla? Scusami, no, non so dove... Sembra di stare con una duchessa vittoriana. Dove posso tenermi? Guarda in che situazione mi hai messa. Non va bene, eh? Sono pur sempre tua moglie. E comunque questo è un buon momento per dirmi qualcosa, qualunque cosa, se non possiamo sbagliare. Hai detto moglie? Mia moglie, siamo sposati? Senti, sono sicura che abbiamo seminato chi ti stava seguendo, quindi basta recite. No, no, non è una recita. Smettila con questo modo, ti prego. Io sono fatto così. Ok, allora scendi. No, 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 aspetta, ti prego, ti dirò tutto, davvero, tu portami a casa, ok? Portami a casa. C'era adesso. C'è lui. Andalo via, Steven. Questo è fuori dalla tua portata. Io rivoglio solo la mia vita. Già, lo capisco. No, scusa, io non stavo parlando con te. Stavo parlando da solo, diciamo così. Questa è casa tua, Mark. Io mi chiamo Steven. Vivi con qualcun altro in questo appartamento? No, questa è casa di mia madre. Ok. Quindi voi vi parlate di nuovo? È la cinta di World of Warcraft che non mi sono tolto dal canale. Marceline de Borde Valmore. Sì. Ne crois pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi. C'est la nuit sans toi. Oui, oui. È la mia poetessa preferita. No, lei è la mia preferita. Cioè, incredibile.
francese e geroglifici. Sì, beh, non è così assurdo pensarci. I geroglifici non sono una vera lingua, sono più... Come un alfabeto. Sì. Sì, bisogna comunque conoscere gli antichi egizi. Certo. Per leggerli. Per esempio, questo qui, vedi? Ma lascia fare. Qui qualcuno conosce il loro alfabeto. Tu... è sì. Fantastico. Scusa, scusami, non volevo sembrare fuori. No, mi dispiace, io non me la bevo, Mark. Smettila di fare l'impacciato. Basta sceneggiate. Vieni qui. Mi hai mandato questi documenti, ma non li hai firmati. L'ho fatto? È quello che volevi tu, Mark. Do un'occhiata. Sei stato tu a dirmi che dovevamo andare avanti. Allora, divorzio? Sì, lo facciamo o no? Non divorzierei mai da te. Che stai facendo? Senti, tu sembri davvero adorabile. Questo Mark, invece, non capisce niente, vero? Io non so come spiegarti quello che sta capitando. Steven, non mi aspetto che tu mi creda. Steven, ascoltami. Onestamente, non mi credo nemmeno io. Io posso solo provare. Stai facendo un errore. Farti vedere cosa ho trovato, ok? Steven, ecco questa borsa, per esempio, no. L'ho trovata nel deposito. Steven, ascoltami, ok? E all'interno. Smettila subito. Sono cose di ogni tipo. Allontanati da quella borsa, non farle vedere il contenuto. La cosa più interessante. La farai ammazzare. Mi hai sentito? Quale cosa interessante? Avanti. Falle vedere lo scarabeo e sarà colpa tua quando le daranno la caccia. Niente. Niente. Niente, non importa. Che c'è lì dentro? Niente. Aspetta, aspetta. A posto. Che punta l'uscio. Andatissimo. Quello per cui abbiamo combattuto fianco a fianco. No. Tutto questo one man show a che cosa serve? A tenerti lo scarabeo per te? No, no, no. Dopo giuro, tutto quello giuro, che abbiamo passato, adesso smettila, così... basta! Veramente pensi che ti creda con questo infilato in una borsa da palestra? Prendilo, puoi tenerlo. Prendilo, avanti, io non lo voglio, lo giuro. Prendilo. La sta mettendo ancora di più in pericolo. Credimi, non sono Mark Spector. Mi chiamo Steven Grant, lavoro in un negozio di souvenir. Almeno così facevo. E io penso di essere in serio pericolo. E tu potresti essere l'unica persona in grado di aiutarmi. Ti prego. Davvero non ricordi perché noi lo abbiamo cercato? E le nostre avventure? O la nostra vita insieme? Ma lo vorrei tanto, davvero. Steven Grant? Possiamo parlare? Vedi? Oddio, sono venuti a prendermi. Perché? Ho vandalizzato un bagno. Sì, solo un minuto. Steven Grant. Sì? Detective Fitzgerald e Kennedy. Sì, un secondo. Fitzgerald e Kennedy. Salve, detective. Chi? Salve. Steven Grant? Credo di sì, sì. Sì, voglio dire sì. Sono io, al 100%, Steven Grant. Scusate, è solo che ho avuto una giornataccia. Le dispiace se entriamo, signor Grant? Ecco, in realtà è questo. Bene, grazie mille. C'è qualcun altro con lei? Qui con me? No? Sono solo io e il mio pesce. Sì. Allora, se... è per via del bagno? Perché... Il bagno? È già stato risolto. Mi hanno licenziato. Io ho un disturbo del sonno. Quella è per me. Sì, ecco, al museo hanno detto che non avrebbero sporto denuncia se io... Insomma, sì, ripagherò tutto a rate. Hanno detto che potevo. Che cosa? Che cosa è? Fermacarte. Non sarà un preso. Al negozio di fermacarte. È in possesso di un oggetto rubato. Oh, ecco, io... No, no, io non ho nulla. Troia. Nulla? No. No, non è qui.
Mark Spector? Non è mio. Divertente. È proprio uguale a te. Falso passaporto e furto. Dovresti venire con noi, figliolo. Che su che macchina? Non c'è frullini, non c'è nulla. Wow. Ma anche la non c'è neanche la divisa. Cosa abbiamo qui? Potrebbe essere il detective, però. Sembra che il signorino sia un fuggitivo internazionale in piena regola. Non è. Vi sbagliate. Non sono io. Mark Spector era in un gruppo di mercenari che colpì un sito di scavi in Egitto. Senti cosa hanno fatto gli archeologi. Li hanno legati e hanno sparato loro alla nuca. In stile esecuzione. Ecco tante, cavolo. Non sono stato io, non sono stato io. Certo che non è da te, Steven. Pensavo andassimo alla polizia. Oh. E perché mai lo hai pensato? Resta seduto, ok? Ma si piace l'era giusta. Che forza. Ok. Una palla. Ehi, hey, ciao! Scusa, puoi aiutarmi? Aiuto, ti prego, mi hanno rapito! Tu sei Nicolo. Fa boa. Non devi ribellarti a me, Steven. Lasciami il controllo. No, no, ho visto che cosa hai fatto a quelle persone. Non è come pensi. Io. Ascoltami. Tu non avrai il controllo. Bravo. È chiaro. Non lo avrai mai. Mi hai sentito bene? Ti sento forte e chiaro, Steven Grant, del negozio di souvenir. Eccolo. Vetrina. Cucina. Cucina. Mi dispiace per l'attesa. Avevamo solo necessità di comprendere meglio la tua situazione. Hai tu le chiavi? Ti liberiamo da queste manette. Ecco qua. Grazie a entrambi. Sono fantastici. Sì, adorabili. In piedi. Non mi stupisce che la tua bilancia non sia in equilibrio. Deve essere davvero difficile avere tutta quella luce in bene. Testa. Mia parte. Steven Grant. Lo digerirei. Mark Spector. Combs. Sono curioso, pensi che Colso ti abbia scelto come suo avatar perché la tua mente è facile da compromettere o perché è già compromessa? O se no. È stato proprio Consu a comprometterla. No, però comunque di aiuto. Per aiutarti. Ok, che succede? Lo stai vedendo adesso. È un privilegio che io non ho più. Uccidilo. Che sta dicendo? Nulla. Ti sta dicendo di uccidermi? No. Rompigli la trachea. Sì. Beh, ricorda, non devi fare tutto quello che ti chiede. Allora, prima che ti entusiasmi e ti metti il mantello, vorrei cogliere questa opportunità per farti fare un giro. Tranquillo, tranquillo. È tutto quello che può fare senza tuo aiuto. Vieni. Vedi, questo quartiere aveva il più alto tasso di criminalità della città. C'era molta sofferenza, molto dolore. Buonasera. Buonasera a tutti. Ora, le persone non chiudono neanche la porta di notte. Si sentono insicuro. Oh, Chase. Quelli sono pomodori? Oh, hai un vero pollice verde. Due marci, il meglio della seconda. Grazie, verde. Ma non devi a nessuno, no? Le persone non vogliono le buone notizie, preferiscono aggrapparsi al loro dolore, alle loro paure. Cosa ti dici? Sì, capretta. Gesselella, Wakanida. No, con i cocci. Mi hai sciocosciuto. Ah, mi stingla, Giamela. Mandarino, tutti aspiriamo a parlare tre lingue, ce le insegniamo a vicenda, condividiamo conoscenza.
Conscio perplesso. Conscio. Quando c'era. No, Ale. Quando c'era. Hai fame? Il cibo è gratis. Sei vegano, giusto? Sì. Sei, anch'io. Ah, è nella location del primo episodio. Magari puoi provare un supermenti, chiedo per oggi. È una ricetta di Victor. Gracias, Victor! Viene dallo Yucatan. Qui è. Cosa? È molto divertente. Ecco. Non sembra delle persone native, però. State dalla parte. Le persone native le ammazza. Cosa prova sempre ad accaparrarsi quelli con una forte coscienza morale. Tu non hai una coscienza. Non devi ascoltarlo. Ma spesso scatti d'ira come un bambino di 2 anni. Nessuno degli dei lo rispetta. Forse è per questo che è stato bandito. Io punisco solo quelli che hanno già fatto danni. Io sono la vera giustizia. Che sta dicendo adesso? Io sono la vera giustizia? Ma lasciate tutti come davanti. Non più. Ma vuole. Io ero solo. Che ci dovrebbe essere Charlie Puth, viene da dire. Prima di te. Ero il pugno della vendetta. Ah! Io non sono il pugno di niente, quello casomai è il piccolo americano dentro di me. Ed è Mark. Era lui, quindi? Buonissima, una delizia, sì, ottima. Perché? Molto buon conto. Ha detto sono il pugno della vendetta. Punisce quelli che hanno già percorso la via del male. La sua punizione arriva troppo tardi. Prima che il suo pugno della vendetta arrivi, le persone hanno già sofferto. Hammett sa tutto questo e ha deciso di estirpare il male alla radice dando il suo giudizio prima che il male si compia. Ecco perché dobbiamo farla risorgere. D'accordo. Ma ecco, non è un po' fuorviante, insomma, fidarsi del giudizio di una strana donna coccodrillo? Non devi dubitare del suo giudizio. Hammett illuminerà il cammino ai puri, sradicando la scelta del male. E a chi ci porta? Allo scarabeo. Quello scarabeo funziona come una specie di bussola. E ci guida alla tomba di Hammett. Lei è lì fuori e attende di essere liberata da noi. Salve. Mentre la crudele massa merita di affrontare il suo giudizio. E sulla scia delle urla il male è sradicato. Steve, c'è un solo grande obiettivo. Il paradiso in terra. Allora, questo è un io non ce l'ho. C'è tutto un... Ma davvero non ce l'ho? Una mini. Ma forse conosci qualcuno che ce l'ha? C'è praticamente un altro spazio con un'altra persona. Non dargli il corpo. No, non so. Pure potrei parlare con Mark. Mark, che cosa ti ha promesso, Consu? Che questa sarà la tua ultima missione. E poi sarai libero. Fidati di me, amico. Il Consu è un bugiardo. C'è sempre un'ultima missione. Scusate, se Hammett giudica le persone prima che compiano il loro peccato, non sta giudicando una persona innocente? Insomma, un pensiero non può essere cattivo, giusto? Io penso di uccidere il mio capo molto spesso, ma in fondo non lo farei. O pensiamo a un bambino. Lei ucciderebbe un bambino per una cosa che magari farà a 30 anni. Sono contento che tu l'abbia chiesto. Chissà quante volte gli hanno obiettato. A volte la cura è come un assaggio della malattia. La differenza fra medicina e veleno a volte è solo nel dosaggio. Considera un altro malato. L'amputazione è orribile, grottesca, ma è necessaria per salvare la vita. Un bambino non è come un altro malato. Scusate, ma è che è questo che fate voi? Uccidete bambini e persone innocenti? Forse sarò io, ma ecco, per me un omicidio di un bambino supera un tantino. Di un bambino.
Sai questo che cos'è? Sì? Un bastone? Sì, questo è un regalo di Amit al suo primo avatar. Oh, d'accordo. Contiene una piccola scintilla del suo potere. Io non lo voglio usare. Non voglio. Non farlo. Io non posso aiutarci. Sì, che puoi. Ho bisogno di sapere dove si trova lo scarabeo. Dov'è lo scarabeo? Dove è lo scarabeo? No. Dov'è lo scarabeo? Ce l'ho io. Vai là. Tu non hai la minima idea del valore di ciò che hai in mano. Lascialo a me, lo terrò sicuro. Non erano questi gli accordi, Mark. Risolvi la cosa. Che cosa aspetti? Evoca il costume. Cosa? Scusa, come? Evoca il costume. Evoca il costume? Ma che dici? Il costume. Il costume? Andiamo. E tieni questo al sicuro. E va bene. Andiamo, andiamo. Mentre si trasforma. Grazie a Dugongo 46. Grazie per il follow. Grazie. Grazie davvero per questo supporto. Veramente importante. Picchia. Veramente importante il supporto di un follow. Sei stata brava! Lui sta evocando intanto. Ammet. Ah. Ah no, forse non evoca Ammet, forse evoca per gli sciacalli, quella roba lì. Capito? Magari è lui che aveva evocato. Io. Morirò nella caverna di un mago malvagio. Ascolta, il tuo nome è Mark. C'è un costume, ti ho visto usarlo. Tu devi prenderlo. Dove diavolo sei? Devi combattere. Dammi controllo, Steven. Non posso. Avanti, non c'è più tempo. Ascolta, il tuo nome. Vieni a me. No, com'è che fa? No. Puoi farcela, te lo assicuro. Steven. Steven. È tutto a posto. È tutto a posto. Che fine. Allora, se lo cerchiamo lo spin-off. In un altro modo. C'è speranza. Andiamo. Andiamo. Eh sì. Sì, erano sciacalli, infatti. Ah, non vedo. Evoca un costume! Oh! Mr. Knight! Sono sbagliato. Eh sì. Poteva andare molto peggio. Steven, che diavolo stiamo indossando? Io non lo so, lei ha detto che mi serviva un costume. Sì, l'armatura cerimoniale del Tempio di Khonsu, non la versione psicopatica del colonnello Sanders. Sono molto elegante comunque. D'accordo. Dov'è lo scarabeo? Lo scarabeo, sì. Che cosa sono? A che servono questi piccoli pali? Molto figo. Mi piace. Vai, sono riuscito a risistemare. Siamo comunque dietro. No, le sta prendendo come un ciuolo. Forza. Non hai idea di cosa sta facendo. Però è più forte, no? Sei un tantino diverso. Ah, ok, lei ovviamente non lo vede, quindi. Oh, Cosa
successo? Un po' di... Ma tutti insieme? Eh sì. Grazie per il follow, ragazzi. Grazie, tutti insieme. No. Dobbiamo fermare. Sì. Tra l'altro nel... Un attimo, eh. Un attimo. Cosa è successo? C'è stato un ride, qualcosa? Sì, per forza. Non me l'hanno notificato il ride, però. Strana sta cosa. No, mi sa che non è una cosa bella. No. Aiuto. Quello infatti è la cosa strana. Che devo fare? Devo, quante devo... persone c'erano. Devo segnalarlo? Sette spettatori, ma vi ha messo nella storia Riccardo Dalla Valle. Riccardo Dalla Valle. Sinceramente non... Grazie Riccardo, ma non lo conosco. Scusami. Palesati. Non trovo neanche. Palesati e ti ringrazio. Non vedo Riccardo Dalla Valle con delle storie, sinceramente. Grazie tantissimo. Allora che devo fare? Devo ringraziare. L'altro giorno ti stava dicendo roba quel Matt, no? Riguarda uno che voleva rompere le palle. Potrebbe. Ricky DV98, vediamo un attimo. Chissà cosa dice, a questo punto sono preoccupata. Ricky DV 98. Come è scritto, mannaggia. Io bono, allora. Ricky DV underscore 98. Non esiste quell'account. No, okay. Non esiste quell'account, infatti. Che devo... ragazzi, che cosa devo fare? Io, se vi siete subati, voleva vedere anche lui un film Marvel. Un attimo. Forse il nome su Twitch è quello. Sì, però nelle storie. Lo so. Non sto realizzando. Un attimo di... Sì, scusate. Perché... Oh. Sì, non è... In effetti è molto strana sta cosa. Cioè, io ti ringrazio. Se è una cosa seria, ti ringrazio. Tuttavia, mi sembra molto strano. Mm. Neanche su Twitch, infatti, non c'è su Twitch. Mm. Non ci piace questa. No. Palesati. No, Riccardo Dalla Valle. Scrivi in chat se ci sei. È in live su Periscope. Ok. Ale, mi controlli se è in live su Periscope? Io non sono avvezzo a queste cose, quindi non sono titubante per questo, capito? Perché? Sì, sono 300 e passa follower. Cioè, per carità, se fosse... Io non so se è una cosa onesta o meno.
Non per mettere in dubbio te, chiaramente. Non esiste più Periscope, perfetto. No, tipo... Scusa, la risata, un attimo. Perfetto. Scusa, ma chi è che sta scrivendo ora che stiamo... A 2.46, ok. No, fateci capire cosa è successo, perché siamo un attimo... Ringraziatelo nel direct, si chiama Ricky98TV. Ah, ok, allora Ricky98TV è diverso da quello che avevamo detto prima. Comunque non c'è. Non esiste più per precisamente non fare nulla di quello che ti dice. Mi puzza troppo sta cosa, lui è un account creato nel 2018. Sì, infatti, non mi pare che sia... Cioè, io senza un riscontro, io per carità, ringrazio se fosse una cosa onesta, se fosse una cosa vera, vi ringrazierei molto. Sì, no, ok, non... 920 follow, sì, perfetto. Quindi direi che controlliamo adesso i follow. Controlliamo i follower. Eh sì, toccherà sincerarci. Olè. E quindi anche Ishki si prende una bella sospensioncina. Ragazzi, io purtroppo non ho... Non so se questa cosa sia normale o meno.
chiederò a Twitch se fosse normale, bene, se, però ripeto, non ho. Idea. Ragazzi, capirete anche voi che, è strano, che arrivare a 900, da 40 a 920 in un secondo, per Pratto. Quanto mi, se fosse appunto, se sia vero, mi fa piacere, però mi puzza. Ci dispiace se fosse la cosa effettivamente vera, i nomi, di tutti i nomi che avete detto, non nessuno è vero e non si trova niente. Capirete la cosa strana e fateci capire un po', insomma. Che facciamo? Stacchiamo la live? A questo punto direi di sì. E contatto assistenza di Twitch a questo punto. Niente, come sento fino ad ora, se la cosa fosse vera, ringraziamo. Veramente, scusate, scusate della poca fiducia, ma è una roba però, che... capite, comunque quanti mesi sono, che è cominciato. No, da pochi mesi non mi è mai capitato una roba del genere. È veramente strano, scusateci, se fosse vero, però... Niente. Vabbè, poi finiremo Moon Knight per conto nostro, va bene? Grazie ancora, scusa Ale se ti sei capitato in mezzo a questa situazione, grazie anche del tuo aiuto soprattutto. Un bacino a Ischi, dai, va bene, va bene. Grazie e saluto anche Matt e Davi che sono passati sì. prima.